Filippo Menegoni, centrocampista 21enne del Pescara, è di origine bergamasche e in una videoconferenza organizzata online dal club biancazzurro ha condiviso preoccupazioni e ansie per la situazione nella sua Lombardia. Non dico che l'avevo presa un po' sotto gamba anch'io, però non la reputavo così pesante. Purtroppo col passare dei giorni, come si vedono dai telegiornali e tutto, a Bergamo sta diventando sempre peggio. Anch'io, sentendo i miei genitori, dicono che c'è un po' un clima surreale. Si parla di ambulanze ogni 10 minuti, ospedali pieni. Addirittura il rischio è che se qualcuno si fa male o gli succede qualcosa e andare in ospedale non può, perché l'ospedale è veramente pieno, non si sa più cosa fare. Ora stanno costruendo un altro ospedale lì a Bergamo per ampliare i posti e con più respiratori e tutto. Però diciamo che la situazione a Bergamo è veramente un po' pesante. Ogni giorno sto guardando le news così per tenermi informato, sento tutta la mia famiglia. Per ora la mia famiglia è tutto bene, però bisogna stare molto attenti veramente. Tu comunque non puoi andare in ospedale a aiutarli, non puoi far niente, devi stare lontano da tutti. E io sapere anche quella cosa qui, che comunque non posso stare con la mia famiglia, roba così, qui la situazione magari è un po' più tranquilla, diciamo, quindi vabbè. Però io già 2-3 settimane fa dicevo a tutti, per favore non andate a lavorare, venite qui. Addirittura io volevo far venire qui tutta la mia famiglia, farli star qui. Però non facevano già più uscire nessuno, roba così. Perché veramente adesso Bergamo è diventata pesante, loro mi dicono che possono uscire solo per fare la spesa, ma escono veramente raramente, una volta a settimana, oppure la frutta, così la fanno arrivare a casa, perché anche uscire, andare al supermercato è diventato un rischio. Ma sarebbe giusto per Filippo Melegoni tornare a giocare per concludere il campionato? L'Italia, comunque come tutto il mondo, ne abbia bisogno, anche per gente che magari sta in casa. Vedere una partita, così far passare del tempo, può essere molto d'aiuto. È chiaro che comunque se pensiamo che tra un mese, per esempio, Bergamo riapre lo stadio con tutta la gente, secondo me non è plausibile.